Seconda batteria entra Toto Goddu. Andrea Coghe lo monta, Toto Goddu Poledro nato a Siena. Queen Winner è il numero 2 con Francesco Caria. Molto carina è anche Queen Winner. Sembra anche molto serena. Fulmine Femmina, la cavalla grigia, eccola qua, montata da Enrico Bruschelli come sempre durante la stagione. È la volta di Amiata, la figlia di Fedora Saura, con Bastiano Sini che l'ha montata anche altre volte. Mister Vegas e Fedora Saura sono i genitori. Resolza, la cavallina, anche questa nasce molto bene, è la figlia del dottor Divius e quest'anno è in scuderia da Massimo Milani e di Luca Veneri, montata da Alessio Giannetti. Ugo Ricotta, Marco Bitti, l'allievo di Carlo Sanna, e poi Radeschi montato da Sandro Chiti, che è di rincorsa, che fa un po' di bizze anche stamani Radeschi. Fatte anche l'ultima volta, ma strano, perché vediamo cosa succede tra i canapi e fuori dai canapi, perché un po' di spirito saggini da parte di Amiata. Eccoli là, gli altri sono fermi, non si può capire quanto. Un po' spiritoso Ugo, no, Ugo Ricotta, bravo, dai. Amiata invece è più sanguigna. Gli altri quattro sono fermi, incredibilmente fermi. Ma questa volta non ho urlato io, hanno urlato i ragazzi che stanno dietro a me, perché abbiamo visto sto canape, ci ha fatto un po' paura. Vediamo un po' Andrea Coghe come gira bene con Toto Goddu. Dietro c'è Amiata con Bastiano Sini e Alessio Giannetti con Resolza. Belle aperture di fiato anche per Amiata. Resolza tenuta in mano, veloce la ragazza. Andrea Coghe rallenta, nel frattempo ci sono galoppi di Fulmine Femmina alla grigia. Ugo Ricotta invece ancora un po' più verde. Ancora apertura di fiato per Resolza. Rallenta invece Amiata. Ecco che arriva Radeschi con Sandro Chiti. Fulmine Femmina. Queen Winner, cavalla di grande esperienza ovviamente. Rallenta Andrea Coghe, contento evidentemente del giro fatto. E la piccola Resolza, un bel galoppino adatto da piste. Ancora un lavoro di galoppo per Radeschi con Sandro Chiti, gli altri stanno riprendendo in mano i cavalli, fanno un galoppo di defaticamento mentre insiste ancora Sandro Chiti. Gli crea qualche problema Ugo Ricotta, che è un po' spiritoso in pista. È un po' spiritoso. Interessante anche questa seconda batteria. Bene, bravi ragazzi. Bella, mi è piaciuta. Un buon lavoro, si è visto, i cavalli preparati, chi ha galoppato l'ha fatto bene. Interessante. Finiamo di vedere, gli altri stanno uscendo, vediamo se gli altri finiscono il loro galoppo. Sì, stanno rallentando anche loro. Un ultimo giro per Radeschi. Rallenta anche Sandro Chiti. Bene, termina anche questa seconda batteria allora. Oh, non ci voleva da noi.